Allora, carissimi amici di Mitico Snake, un salutissimo a tutti di nuovo. Allora, sì, questo è un altro unboxing, però questa volta è un pacco bello grande, infatti mi copre del tutto. E qui dentro ci sta un accessorio che utilizzerò per il mio desk setup. Quindi ragazzi, eccolo qua, vedete, bello grande questo pacco stavolta, uno solo, ma contiene veramente un accessorio che io poi andrò a piazzare e configurare qua dietro per il mio desk setup. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, eccomi qua, partiamo subito con l'apertura, mi avvalgo del solito coltellino e vado ad aprire, anche se abbiamo i pacchi con apertura facilitata di Amazon, ma me ne frego. Allora, ho aperto, vediamo un po', tiriamo fuori tutte le cartacce, ok, perfetto, e allora mettiamo fuori anche la confezione Amazon e eccola qua. Intanto dalla seconda inquadratura già potete vedere ed è un kit tastiera e mouse wireless di Logitech, ragazzi. E sì, perché ho fatto questa cosa? Perché ho acquistato nuovamente un altro kit. Perché? Perché i miei soliti tastiere e mouse che utilizzo solitamente, la K400 Plus che avete avuto modo di vedere qui sul canale, nel mouse M235, diciamo che è un po' fastidioso, perché a mattino quando vado al lavoro devo togliere dalla postazione e riporli nello zaino, perché comunque mi servono anche durante il mio lavoro, non tanto il mouse ma la tastiera. Mentre invece, acquistando questa qui, la metterò fissa sulla mia postazione, sul mio desk setup, quindi non dovrò più staccarli e portarli con me. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere come sono fatti. Allora, andiamo ad aprire, qui serve il coltellino e voilà. Allora, vediamo un po', andiamo ad aprire intanto. Allora, beh, devo dire che è un mouse veramente niente male, ragazzi. Allora, beh, bianco, grigio, ve lo faccio vedere anche da quest'altra parte, e voilà. Beh, mouse M310, io ho il 235, però secondo me con questo qua, raga, beh, è tutt'altra cosa. Ve lo faccio vedere. Intanto abbiamo anche già le batterie integrate e qui abbiamo la protezione che io adesso proprio andrò a togliere, perché poi dopo mi servirà. E voilà, quindi mettiamolo anche in modalità spenta, perché poi dopo serviranno per andare per collegarli direttamente al computer. E poi la particolarità di questi dispositivi Logitech, che con la tecnologia Unifink, vi faccio vedere da qui, ok, non so se riesce a mettere a fuoco, ma ve la faccio vedere anche da qui. Con questa tecnologia Unifink, ogni chiavetta di questa può collegare contemporaneamente fino a 6 dispositivi. Quindi questa qui non la utilizzerò, perché io sul mio desk setup qua dietro, proprio sul hub USB, non so se riuscite a vederlo, ma infatti eccolo lì, mi abbasso un attimo, è già configurato, quindi andrò a configurare il kit direttamente lì sopra, e questo lo conserverò, anzi farò in questo modo, visto che a me non serve, lo metterò già qui dentro al suo posto, qua sotto al mouse, perché non mi servirà. Anche perché un'altra chiavetta Unifink la tengo comunque sotto l'altra tastiera che viaggia sempre con me. Adesso andiamo ad aprire la tastiera vera e propria, e devo dire che intrigante sta tastiera, raga. Allora, intanto portiamo via la tastiera, ok, mettiamo la scatola a parte. Beh raga, devo dire che è una tastiera veramente veramente fatta bene. Ok, eccola qui, intanto arrivano le notifiche, andiamo subito ad aprirla brutalmente. Ed ecco qua. Allora, togliamo subito le protezioni, i soliti manuali di istruzione che a me non serviranno di sicuro, e raga, eccola qui, veramente una tastiera bella grande, K400, no scusate, K540,
ma veramente bestiale sta tastiera, ragazzi, veramente veramente bestiale. Qui sulla mia postazione ci sta veramente bene, poi dopo ve la farò vedere quando avrò finito di configurarla. Andiamo ad aprire anche lei, anzi andiamo a spegnerla perché è accesa, quindi farò in questo modo. Anche qui andrò a togliere la copertura dove vado a ospitare le batterie e voilà, andiamo a togliere la protezione e richiudiamo il tutto. Ecco qua, no, in questo modo, ho sbagliato io, e voilà. Allora, parte posteriore bianca che mi piace veramente tantissimo. Qui abbiamo i tre livelli di regolazione, che questi qua fanno veramente molto gola, quindi si può inclinare sia questa è la massima inclinazione per restare molto molto comodi, guardate. Però invece se io vado ad abbassare la parte esterna rimane fuori solo la parte interna e abbiamo un'inclinazione minore rispetto a questa qui. Io secondo me la lascerò così, poi vedrò in base alla mia comodità come mi trovo. Allora ragazzi, l'unboxing è fatto sia di questa tastiera K540 e sia del mouse M310, veramente un bel kit wifi di Logitech, ragazzi. D'altronde è Logitech che io potessi prendere un kit del genere. Ve lo faccio rivedere, ecco qua, perfetto. E adesso non resta altro che andare alla mia scrivania e andare a configurare il tutto. Allora ragazzi, sono qui alla mia postazione, intanto mettiamo da parte il telefono, mi stanno arrivando le notifiche, vabbè, ma questo è il bello dell'unboxing che non vado mai a staccare le notifiche, ma non perché non voglio, ma per dimenticanza. Allora, adesso la cosa che io devo fare è che devo aprire il software Unifying di Logitech, però mi tocca farlo da questa parte qui, perché se no non riesco a farlo, quindi devo andare al mio portatile e vediamo se, perfetto, ok, sto aprendo il software Unifying di Logitech e vediamo un po' cosa succede. Allora andiamo ad aggiungere, intanto facciamo la voce aggiungi dispositivi e aggiungi un dispositivo Unifying, perfetto. Allora andiamo ad aggiungere prima la tastiera, anzi no, prima il mouse, vediamo un po', perfetto, riconosciuto, e voilà, il mouse è già in funzione. Allora perfetto, questa cosa qui l'abbiamo fatta, quindi come potete vedere la comodità di queste chiavette USB di Logitech Unifying è che possiamo subito configurare il tutto senza problemi, ma soprattutto, come dicevo prima, fino a 6 dispositivi. Adesso andiamo ad aggiungere un altro dispositivo che dovrebbe essere la tastiera, vediamo se la riconosce. Quindi ecco qua, accendo, voilà, ed è stata riconosciuta anche la tastiera, non so se riuscite a vedere, ma adesso andando a cliccare, beh, perfetto ragazzi, funziona alla grande. Devo dire che beh, è anche molto molto comoda questa tastiera, vediamo un po', apriamo un attimino, beh, anche comoda, molto molto comoda la scrittura, ragazzi, veramente molto molto comoda. Ma sicuramente arriverà un video dedicato di questa tastiera, di questo set tastiera e mouse di Logitech, quindi ragazzi aspettatevi un video del genere. Però io intanto andrei a togliere anche qui la copertura perché non mi piace tanto, e poi devo subito vedere. Ah, che bello raga, che bello veramente, ho tolto tutto, ho tolto anche questa copertura, andiamo a togliere anche la plastica da quest'altra parte e voilà. No raga, è una soddisfazione avere un kit del genere. Quindi ragazzi, io ho finito questo unboxing, lo volevo fare perché ci tenevo per il mio desk setup. Allora, se volete anche voi acquistare questo set tastiera e mouse di Logitech, di cui tastiera K540 e mouse M310, ve lo faccio vedere. Non so se no, se non mette a fuoco perché è messo a fuoco su di me, quindi ci sta la messa a fuoco manuale. Ed ecco qua, quindi se volete anche voi acquistare questo set, qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poterlo fare. E costa attorno ai 45 euro, quindi ragazzi io ve lo consiglio vivamente. Ma questo unboxing non sarà qui dimenticato, anche
perché arriverà un video dedicato di tutto il mio desk setup che sto finendo di sistemare. Quindi ragazzi, link qua in basso in descrizione qualora voi lo vogliate acquistare per il vostro desk setup. Allora, io finisco qui questo video, come al solito fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti cosa ne pensate di questo kit tastiere mouse wireless di Logitech. Quindi insomma ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, e qualora questo video vi fosse piaciuto vi raccomando lasciatemi tanti vostri pollicioni in su, ci tengo veramente tantissimo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete ovunque e con chiunque questo video, perché in questo modo aiutate il canale. E già lo sapete, mi trovate anche su Instagram, @mythicosnake, ve lo ricorda l'animazione, ma trovate il link anche qua in basso nella descrizione, non solo di Instagram ma anche a tutti i miei vari social a cui sono connesso. Quindi ragazzi, questo unboxing io lo finisco qui e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao.